Bella a tutti ragazzi, sono Gilberaga. Sono qui oggi a portarvi un'altra squadra che per me, a mio parere, rapporto qualità-prezzo, una delle più forti presenti adesso in Ultimate Team. Io il video lo sto facendo pre-Toti, quindi i prezzi si abbasseranno, quindi adesso costa intorno al milione, ma penso che dopo i Toti più o meno arriverà ai 900k, secondo me è una mia previsione. Comunque, già stando sul milione, veramente, veramente un'ottimissima squadra. Perché quello che penso io è che la Serie A come rapporto qualità-prezzo sia veramente assurda. Allora, raga, però prima di iniziare col video, vi ricordo che se volete che domani, esattamente domani, vi porti un video in cui vi mostro i 3 migliori giocatori da utilizzare per lo sniping attualmente, io devo arrivare a 60 likes, dai, ce la possiamo fare. A parte sì, ce la facciamo sempre, però voglio vedere se vi interessa veramente. Io domani ve lo porto, quindi arriviamo a 60 likes e nulla. Ci beccheremo domani. Tornando alla Serie A, ragazzi, vi posso dire che ribadisco il fatto che rapporto qualità-prezzo, questa qua è una squadra veramente, veramente devastante. Come vedete io ho ancora 700, cioè ho quasi 800k, perché sto aspettando che escano i Totti, così i prezzi si abbasseranno. Io, raga, sto veramente seriamente pensando di farmi una Serie A, perché ha dei giocatori che sono veramente fortissimi. Partendo dalla porta abbiamo Samir Handanovic, che è uno dei portieri più completi del gioco, insieme a De Gea, ovviamente Buffon, Neuer. Però rapporto qualità-prezzo questo qua penso sia il migliore, perché costa meno di Neuer, costa meno di De Gea, costa un po' più di Buffon, però è molto più forte. E infatti quel 91 di tuffo si sente, anche il 90 di riflessi si sente veramente tanto, ragazzi. Ragazzi, però io penso sinceramente che rapporto qualità-prezzo la difesa sia qualcosa di veramente, veramente fortissima. Come vedete io sto registrando in una di notte, oggi sono usciti Team of the Week 17. E è uscito lui, ragazzi. E ragazzi, io non ci volevo credere. È uscito Seydou Koulibaly. Sì, Seydou. Sì, sono io. Che, raga, guardate un attimo le stats di Seydou Koulibaly. Cioè, forza 94, aggressività 88, intercettazione 89, marcatura 88, contrasto in piedi che serve veramente tanto 90, reattività 81. Sono tutti molto, molto, molto utili. E soprattutto quell'accelerazione e velocità scatto che sono molto alti. Cioè, l'accelerazione è un pelo bassa, però compenso con la velocità scatto, quindi ottimo, 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 veramente tanto. Pecca un po' di resistenza, però raga, non è che è Cristiano Ronaldo. L'altro, raga, l'altro è qualcosa di devastante ed è Benassia If. Contate che il giocatore adesso, Koulibaly, adesso costa tipo 130k quando sto registrando il video, però sicuramente si abbasserà perché è uscito oggi, quindi si abbasserà. Lui e Benassia e Koulibaly formano una coppia difensiva veramente, veramente fortissima. Ovviamente dovete mettere entrambi ombra, perché così aumenta anche la velocità, anche se sono entrambi molto veloci, perché Benassia ha 77 di velocità e Koulibaly 76, sono molto molto alti. Però è sempre meglio avere in difesa, contrastando giocatori molto veloci, è meglio avere dei difensori veloci. Terzino più forte del gioco, non sarebbe manco a dirlo, è Alexandro, che è il giocatore, il terzino più completo, escludendo le icon. Ovviamente Roberto Carlos è più forte, però alcuni dicono che effettivamente Alexandro si avvicini molto e alcuni lo preferiscono addirittura a Roberto Carlos. Però adesso non so quanto sia Alexandro, però vedete, sta sotto i 100k, ne vale veramente la pena, è completissimo. Guardate tutte le stats blu, a parte tiro, che vabbè, ma è inutile. E poi visione, precisione e punizioni che sono inutili, però tutto il resto è verde, che è qualcosa di devastante, raga. Sembra Nainggolan Ombelin. L'altro terzino, raga, è molto, molto, molto completo. Una cosa che posso dire io, e che ho notato veramente tanto, è il fatto che abbia, al di là di una buona velocità, perché effettivamente è buona come velocità, è forte sia nel difendere ma sia anche nell'attaccare. Infatti quel 79 di tiro, raga, si sente, si sente, si sente. Perché vi troverete l'occasione in cui si inserirà, se potete mettere anche la tattica, tipo sovrapponiti sempre, si inserirà e quando arriverà il tiro, raga, farà veramente i devasti. Provatelo, fatemi sapere, ma ho visto che tanti lo utilizzano, quindi sono contento perché è veramente devastante.
Ragazzi, qua vi mostro quello che penso sia la punta di diamante della squadra. Ed è Paolo Dybala. Dybala che è, raga, è sceso grazie a questo market crash che c'è stato. È qualcosa di devastante. Guardate le statistiche. Io, soprattutto quando guardo i COC, perché attenzione, non è che si utilizzerà CC. Ragazzi, ovviamente in game quasi cambia modulo perché Dybala CC fa un po' male al cuore. Quindi attenzione, mettetelo sempre COC nel 4-2-3-1. Dietro metterete gli altri due centrocampisti che vi dico io. Quel tiro dalla distanza 88, fidatevi che si sentirà. Fidatevi, fidatevi, fidatevi. Tirate sempre fuori dalla distanza. Ha un ottimo tiro perché 85 di tiro è veramente ottimo. Soprattutto quell'88 dalla distanza si sente, si sente, si sente. Anche perché ha un'ottima potenza, anche 82 è molto molto buono. Quindi provatelo, ovviamente fa anche tripla intesa con, doppia intesa con Alexandro e Benassia, però quello è inutile perché è andata una Serie A questa. Ragazzi, questo, i giocatori, i due centrocampisti che andrò a mettere come dighe del centrocampo, perché essendoci Dybala e mettendolo COC, ci saranno due centrocampisti che facciano da diga. E il primo è Matuidi. Ovviamente che se avete i crediti prendetevi quello If, che è qualcosa di devastante, quello lì è tipo Vieira. Matuidi If è Vieira. Però ovviamente non è che possiamo fare una squadra da 2 milioni di crediti, perché se no non sarebbe abbordabile per tutti. Io vedo che più o meno già questa qua è, contate che non è già per tutti perché costa intorno a 1 milione di crediti, però visto che c'è già tanta gente che ci è arrivata al milione, quindi comunque contate che ci sono delle alternative. Ad esempio, se non riuscite a prendere, qua adesso vi metto Nainggolan, però se non riuscite a prendere Nainggolan potete prendere, provare a prendere Allan If, che costa tipo un terzo. Perché ragazzi, a parte che si sentirà la differenza tra Allan If e Nainggolan, però è comunque fortissimo Allan If, perché guardate le statistiche, le stesse statistiche di Kanté, parlano le statistiche, non parlo io. Questi due giocatori da diga, cioè guardate difesa e fisico di questi due giocatori qua, sono devastanti. Fidati, fidatevi di Gilbone. Fidati, questa squadra qua costa intorno al milione, ma è completissima. Il reparto che reputo un pelo più scarso è l'attacco. Però ho notato che quest'anno, essendo molto più facile segnare rispetto al difendere, trovo che io spendo non tantissimo sempre per l'attacco, perché tendo più a spendere per il portiere, i difensori, il centrocampo, perché trovo che siano più utili. Soprattutto per il COC, io spendo abbastanza tanto sempre per il COC. Comunque, raga, qua a TS avete la doppia scelta. Io consiglio Perisic, Perisic, quello in form, ovvero l'86, che non è velocissimo, perché non è velocissimo, è da mettere con un cacciatore, assolutamente. Però quelle 5 stelle, 4 stelle skill e 5 piedi deboli si sente veramente, si sentono veramente, veramente tanto. Anche perché ha un ottimo tiro, con la potenza di tiro 87 sfonderà le mani del portiere. È qualcosa di devastante Perisic, quello 90 di resistenza, 86 di elevazione, perché Perisic è completissimo, è forte di testa, forte fisicamente, un ottimo tiro, è abbastanza veloce perché 86 di velocità non è poco, poi gli mettete cacciatore quindi aumenta ancora. Però raga, fidatevi che questo giocatore è il giocatore più completo, è tipo il Sonaldo della Serie A, fidatevi del Gilbone. Qua ATD purtroppo in Serie A non c'è tantissima scelta, quindi io quello che posso dirvi è provate Cuadrado. Cuadrado che è l'unica possibilità. Cuadrado ovviamente quello Scrim, perché l'altro non è a livello degli altri giocatori della squadra, quindi provate quello Scrim. Fatemi sapere se riuscite ad avere alternative, perché io purtroppo sono riuscito a mettere solo lui. Spero che al più presto ci sia un'ala destra della Serie A che ne valga la pena, perché purtroppo vedete, ha un'ottima potenza di tiro quello Scrim. Però vedete che al finalizzazione 69 si sente, si sente. Purtroppo si sente, però un'ottima velocità, ha quelle 5 stelle skills che, fidatevi, se sapete utilizzarle le skills, si sentono in partita. Io tipo uso, ogni tanto uso Mahrez, che ha 5 stelle abilità, e i devasti li faccio. Ha un'ottima agilità, perché 93 sono veramente tanto, poi dribbling 92, non sono io qua a dirvi che Cuadrado è un fenomeno nel dribbling, però in game, se sapete usarlo, è veramente veramente devastante. Qua in attacco c'è una triplice scelta. Allora, io quello che vi consiglio di più è Ciro Immobile Sif. Che è questo qua? Perché
È veramente, veramente completissimo perché è forte fisicamente, difficile da spostare. L'unica cosa, l'unica pecca è che ha 3 stelle abilità. Purtroppo, perché per gente che skilla, tipo io skillo abbastanza, purtroppo si sentono. Però è un ottimo finalizzatore, quel 92 di finalizzazione, raga. Cioè, arriva davanti alla porta, segna, non sbaglierà mai. E ci vuole l'attaccante così nel 4-2-3-1. Ci serve, cioè, nel senso, è molto utile. Poi quella potenza tiro 92, fidatevi che fa la differenza, fa la differenza. Se no le valide alternative sono Mertens, che è un ottimo giocatore anche lui, per carità. Però io gli preferisco Immobile. Ovviamente poi ci sono anche le carte IF che, oh, se ci avete crediti prendete questo, assolutamente. Se no provate Mertens, che è un ottimo attaccante anche lui. Finalizzazione 85, però non è quel tipico attaccante alla Immobile. Se no, raga, c'è ancora un'altra alternativa che è Icardi. Sif, o If, non mi ricordo. Vediamo un attimo. Sì, vedi, c'è Icardi Sif. Che, raga, è devastante. Devastante, devastante. L'unica cosa, purtroppo, è che è un po' macchinoso. Ha lo stesso problema di Morata. È un po' troppo, troppo, troppo macchinoso. Però se è un giocatore di... Un giocatore che, se sai utilizzare, fa veramente i buchi, fa i buchi dentro la difesa. Purtroppo è un pelo lento, un pelo macchinoso, perché quell'agilità 78 si sente. Per questo io vi consiglio, rapporto qualità-prezzo, Immobile o Mertens. Poi, se c'è gente che è forte, si sa usare i giocatori così, perché anche fortissimo di testa, 98 di elevazione, cioè vuol dire che se arriva una palla in mezzo è gol. Come è giusto, perché in realtà è così. Quindi, raga, io spero che questa squadra, vi rimetto Immobile perché la mia squadra è con Immobile, spero che questa squadra vi sia piaciuta. Lasciate un like, un bel commentino e ci becchiamo al prossimo videozzo.